Finalmente l'Italia non ha più i sinistri al governo. La gente giustamente era stufa. Che hanno fatto? Niente. Oggi abbiamo un governo che pensa alla patria. Siamo patrioti. E Giorgia ce l'aveva detto in campagna elettorale. Guarda un po'. Adesso vi dicono, guardate che se centrodestra, Fratelli d'Italia, la Meloni arrivano al governo, l'Europa è preoccupata. Ma credo. E certo che è preoccupata. È perché se Fratelli d'Italia arriva al governo, Fratelli d'Italia è un partito dei patrioti, i pezzi d'Italia che ha svenduto il PD ai francesi e ai tedeschi, mica glieli svende, oh. E infatti Ida, la compagnia di bandiera italiana, l'abbiamo svenduta ai tedeschi. Ai francesi no, ci aveva ragione Giorgia. Perché questo è un governo di patrioti che sta difendendo i confini italiani, non come quelli precedenti. Dal 2011 a oggi, ovvero da quando la sinistra è al governo, sono sbarcati sulle coste italiane più di 800.000 migranti. Con i patrioti al governo ne sono sbarcati il triplo. È vero, ma qui c'è sta il colpo di scena. Che cosa ha proposto il governo per difendere i confini della patria? Fratelli d'Italia propone sì il blocco navale. E l'ha fatto, eh? Ve lo posso assicurare, io che abito qui vicino, nel lago di Bracciano, e vi assicuro che non è sbarcato più neanche un migrante, eh? Hanno chiuso tutti i porti perché noi siamo patrioti, eh? Vabbè, non è stato facile ottenere tutto questo, eh? Per riuscire a difendere i confini della patria hanno dovuto sconfiggere gli scafisti impiegando una task force straordinaria mai impiegata nella storia. E come c'è riuscita la nostra Giorgia patriota? Ce lo dice direttamente lei, senti un po'. Quello che vuole fare questo governo è andare a cercare gli scafisti lungo tutto il globo terracqueo. Perché noi siamo patrioti e dobbiamo difendere il made in Italy, la nostra forza lavoro, anche perché ci stanno un sacco di disoccupati in Italia, perché dare lavoro ai migranti? A noi i migranti non ci servono, è vero Gio? L'Italia e l'Europa hanno bisogno di immigrazione. Ma come? I patrioti, il blocco navale, in campagna elettorale avevano detto che per l'Europa era finita la pacchia, cioè me lo ricordo. Adesso dicono, ma in Europa sono un po' preoccupati. Meloni, che succederà? E che succederà? Che è finita la pacchia? Succederà che anche l'Italia si metterà a difendere i suoi interessi nazionali. Ma infatti, con il governo dei patrioti, l'Europa e l'America stanno sempre a testa bassa, eh? Io Biden, da quando c'è sta Giorgia al governo, lo vedo sempre camminare così, eh? E gli è venuto pure il torcicollo, poveretto, se stanno a cagare sotto. Ma infatti, se ci pensate, l'America ci dice date le armi all'Ucraina e noi gliele diamo. L'Europa ci dice fai una giravolta e noi la facciamo. Falla un'altra volta. Guarda in su e tu te la pinter cu. I patrioti ci difendono dalle banche. E infatti i tassi oggi sono talmente alti che per pagare un mutuo ti devi vendere gli organi. Patrioti però, solo organi made in Italy. Il governo dei patrioti, per difendere i nostri soldi dalle banche, oggi potrà prelevare forzatamente i soldi dal nostro conto corrente, perché i soldi sono della patria, mica soltanto dei patrioti, Cioè, questo più che un governo dei patrioti, mi sembra un governo di paraculi.